Sono 45 gli alloggi che verranno messi a disposizione da subito per altrettanti nuclei familiari sfollati a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova. Sono stati individuati dalla task force costituita da Regione Liguria, Comune di Genova e Arte Genova, l'azienda territoriale regionale per l'edilizia, per dare una risposta immediata ad una parte degli oltre 300 nuclei familiari sfollati dai palazzi di Via Porro e Via del Campasso. I 45 alloggi assegnabili subito sono rispettivamente 33 di Arte Genova e 12 del Comune. Arte si occuperà inoltre del trasloco degli immobili. Saranno i vigili del fuoco a dare l'autorizzazione alle famiglie per il ritiro del mobilio. L'obiettivo è quello di dare una risposta immediata agli inquilini sfollati. Stiamo facendo il possibile per consegnare i primi alloggi in tempi brevissimi, spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale all'edilizia Marco Scajola. Gli altri alloggi arriveranno più tardi, ma l'impegno è di dare una casa a tutti entro l'anno. Sabato 18 agosto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci consegneranno al presidente del Consiglio dei Ministri Conte un documento contenente l'elenco delle oltre ulteriori 300 abitazioni individuate, per le quali verrà richiesto un finanziamento straordinario finalizzato alla loro ristrutturazione. Sono 13 gli edifici che sono stati liberati, afferma l'assessore Giacomo Giampedrone, e 50 i volontari che si alterneranno nell'assistenza agli sfollati, oggi alloggiati in strutture e alberghi, 1.600 pasti sfornati ogni giorno. Abbiamo lavorato sulla richiesta e al riconoscimento dello stato di emergenza, per il quale sono stati stanziati 5 milioni, e stiamo lavorando all'implementazione dei primi finanziamenti con il prossimo Consiglio dei Ministri, che potrebbe essere nella giornata di sabato, dopo le esequie solenni. Conclude Giampedrone, fondamentale anche il tema della liberazione del Polcevera, invaso dai detriti, tenendo conto anche della vicinanza di settembre, mese problematico per le forti piogge. E vi do la mia parola che andremo fino in fondo perché quelli che hanno guadagnato miliardi di euro e non hanno fatto quello che dovevano fare la paghino fino all'ultimo. Non dovrà rimanere l'ennesima strage impunita, perché in Italia siamo abituati a questo, stragi su stragi su stragi, e dopo 10, 20, 30 anni di processi non si capisce mai chi ha fatto che cosa. Qua c'è una società privata che ha avuto l'anno scorso un utile di più di 1 miliardo di euro, e chi guadagna 1 miliardo di euro non può far crollare i viadotti sulle autostrade. Quindi vi assicuro che andremo fino in fondo. Questo non riporta in vita nessuno. Stamattina io sono andato all'ospedale San Martino di Genova e sono andato a incontrare un ragazzo di 29 anni, che potrebbe essere un ragazzo di 29 anni che è sotto questo tendone stasera, che l'altro ieri stava lavorando su un furgoncino, se non ricordo male, Mondo Convenienza, con un suo collega, e a un certo punto la strada ha ceduto, il suo collega è morto e lui è rimasto per 4 ore, nel furgoncino appeso a 20 metri d'altezza, e dopo 4 ore un angelo vestito da vigile del fuoco l'ha salvato. E l'ha riportato con i piedi per terra. E Gianluca diventerà papà fra un mese. E quindi questo avevo già deciso prima della tragedia di Genova, Avevo già deciso prima da ministro dell'Interno, però i ragazzi che ho incontrato in queste ore mi dicono che la decisione è stata giusta. Ho detto aprite i cassetti perché i soldi bisogna assolutamente trovarli. Entro un anno bisogna assumere 1.500 pompieri nuovi, 1.500 vigili del fuoco e aiutarli ad avere stipendi e mezzi più adeguati, perché non bastano i complimenti e le tacche sulle spalle, ma occorrono uomini e mezzi. Sulla base della sollecitazione pubblica del sottosegretario Edoardo Rixi e per favorire lo svolgimento delle attività di soccorso, Autostrade per l'Italia ha annunciato che le ambulanze non pagheranno più il pedaggio sulla loro rete con effetto immediato. In relazione alle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, Autostrade per l'Italia ha dichiarato che i manager e tutti gli uomini e le donne del gruppo sono i primi interessati alla ricerca della verità sulla tragedia del viadotto Polcevera di Genova e con questo obiettivo stanno collaborando con le attività competenti.
e con questo obiettivo stanno collaborando con le autorità competenti. Se dagli approfondimenti interni, dichiarano, già avviati o dalle inchieste delle autorità competenti dovessero emergere responsabilità di manager, funzionari o tecnici dell'azienda, Autostrade per l'Italia adotterà in modo rigoroso i provvedimenti conseguenti. Con il dolore nel cuore, dopo aver espresso la più profonda vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti, il team di Autostrade per l'Italia si è messo al lavoro per agevolare le attività di soccorso, per supportare le istituzioni e la comunità locale e per definire un progetto di ricostruzione del viadotto in tempi record, rispondendo ai bisogni di mobilità di una città gravemente ferita. Ieri sera per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo abbiamo avuto un evento straordinario. Federico Colli, che è un giovane che in Italia è poco conosciuto, ma che in Europa effettivamente sta spopolando. Ecco. Quindi è stata una graditissima presenza e veramente un concerto di altissima qualità, che è proprio in linea con quello che noi cerchiamo di fare nel Festival di Cervo, appunto. C'è stato ovviamente un momento molto sentito, nel quale abbiamo dovuto e abbiamo capito che era utile ricordare quello che è successo pochi giorni fa nella tragedia di Genova, perché evidentemente il popolo è uno, la Liguria è una per tutti e noi ci viviamo, e quindi ritengo che sia veramente importante, ecco, fare un passaggio e noi aggiungiamo il nostro piccolo contributo in musica, che spero che poi tocchi in ogni caso i cuori delle persone. Ecco. Quindi insomma, ognuno che porti il proprio piccolo pezzo del mosaico lo ritengo un passaggio importante. Ecco. Quindi, ritornando a noi, appunto, è stato un concerto straordinario su questa piazza straordinaria, perché come diciamo sempre, Cervo is magic. E evidentemente siamo già pronti per il concerto successivo, quello del 19, dove ci sarà una novità assoluta, ecco, perché sono rarissimi i casi in cui a Cervo abbiamo avuto il canto, in questo caso un soprano, Daria Masiero, che recentemente ha anche cantato al Metropolitan di New York. Quindi, a seguito di questo, vi direi, la piazza vi aspetta. Questo numero del Salus TG, allarme medici in pronto soccorso, Simeu contro i mini corsi da 300 ore. A Roma il meeting OMS Europa, 53 paesi programmano il futuro. Alti livelli di pesticidi in gravidanza aumentano il rischio autismo nei bebè. La carenza di personale nei pronto soccorsi italiani è insostenibile e ha una ricaduta immediata sulle condizioni di lavoro dei professionisti a cui è affidata la cura della popolazione. E per risolvere questo problema si stanno moltiplicando corsi di 300-350 ore, con cui si pretende di mettere i medici neolaureati nelle condizioni di far fronte all'emergenza. L'allarme arriva da Francesco Rocco Pugliese, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, che sul tema della carenza di operatori nei pronto soccorso sta conducendo un censimento nazionale, i cui risultati saranno presentati durante l'Accademia dei Direttori il 19 e 20 settembre a Bologna. Le questioni sanitarie più urgenti che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi anni. È questa la sfida della riunione annuale dei 53 ministri della salute, componenti del Comitato Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si terrà a Roma dal 17 al 20 settembre. L'evento sarà l'occasione per presentare il rapporto sulla salute europeo 2018. Tra gli argomenti caldi, anche il piano d'azione UE 2015-2020 sui vaccini. Livelli elevati di pesticidi nel sangue delle donne in gravidanza fanno aumentare il rischio di sviluppare autismo nei bebè. È quanto sostiene uno studio della Columbia University pubblicato sull'American Journal of Psychiatry. Dall'analisi dei ricercatori è emerso che le madri con alti livelli di DDE nel sangue, un prodotto di degradazione del DDT che viene trasferito al bebè attraverso la placenta, avevano probabilità significativamente maggiori di avere un figlio autistico. Thank you.
San Giacinto di Polonia. Giacinto si chiamava in realtà Giaco da Giacomo. Il cambiamento del nome avvenne nel 1352 per un errore di trascrizione dei biografi. Appartenente alla piccola nobiltà della Slesia, nato poco prima del 1200, a 18 anni entrò nell'ordine dei padri predicatori. A Bologna nel 1221 incontrò San Domenico, che lo incaricò di propagare il suo ordine in Polonia e in seguito in Ucraina. Fu incaricato dalla cura spirituale dei crociati che combattevano contro i pagani della Prussia. Tornò infine a Cracovia, dove morì nel 1257. Il suo culto cominciò il giorno della sepoltura. La tomba nella chiesa domenicana di Cracovia divenne subito meta di pellegrinaggio. È il patrono delle gestanti e della Lituania, per aver resuscitato un giovane annegato, e anche il protettore dei naufraghi.